E bella a tutti ragazzi sono Gamer e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO Oggi ci troviamo qua al Community Day di Fletchling ragazzi, Fletchy, fletci. Entriamo subito in game perché l'evento è già iniziato Sono andato a tagliarmi i capelli ragazzi quindi ho perso qualche minuto dai. Ed eccoci qua allora, allora cominciamo con gli shiny check, ragazzi: shiny check, che è eh, la colorazione shiny. Raga, io sinceramente non la noto. Non la noto, sembra uguale, cioè è, 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 cambia veramente di pochissimo. Ad esempio, come Bulbasaur, ragazzi, lo conosciamo bene: la forma shiny, quando ah, anche c'era stato il suo community day. Era praticamente uguale, si faceva veramente fatica a vedere lo shiny. Qua dobbiamo vedere i brillantini. Che tutti questi qua non c'è lo shiny, raga. Non c'è lo shiny. Io andrei a posizionare anche un aromis. Eccolo qua, un aroma. Che così vediamo un attimino. Ride, cosa c'è? Dovrebbe esserci esattamente il nuovo leggendario, ragazzi. Eccolo qua che andiamo a visionarlo. Tornadus, è Tornadus ragazzi, è Tornadus finalmente questo leggendario qua è Tornadus eh, in forma shiny addirittura. Eh, come settimana scorsa c'era l'altro, attenzione, attenzione. Ho cliccato quello da Roma, non lo so, raga, non lo so. Se era quello da Roma, perché ce n'erano 500, eh, ok. Dovrebbe essere quello lì che ho cliccato. Che è già sparito da Roma. Ammazza dura veramente poco. Sto cavolo di Roma. E aspettiamo un attimo che esce l'altro da Roma. Così lo clicco, raga. Poi andiamo a vedere le varie missioni. Oggi non ho eh, preso, raga, la missione del. Ehm, eccolo qua. Infatti, sull'altro. Porca di quella miseria. Ok, dovrebbe essere questo, eh. Perché gli altri ce l'ho tutti e due girati. Praticamente sono due in uno. Due in uno, raga. Eccoli qua. Due in uno. Ho catturato anche prima qualcosa da Col braccialetto con il goccia. Che tra poco andiamo a vedere se ho preso qualcosa di interessante. Non li ho ancora visti, raga. Qua devo inviare ancora un pacchettino. Poi possiamo procedere al secondo step. Mentre di qua varie missioni completate. Qui ho ancora quella del team Go Rocket, ragazzi. Che devo fare catturare un Pokémon Ombra. Sotto quella di Mew. Ancora, chiaramente. Ok, vediamo qua. Dai. Yeah. Shiny, boh, ragazzi, andiamo a vedere quelli che avevo preso Ella! Ella! ok. Abbiamo preso uno shiny, ragazzi. Eccolo qua, vediamo che veramente di poco. La testa uguale, cambia il dorso il corpo, ragazzi. Il corpo che ha quella colorazione lì con le ali gialle addirittura esattamente. Mettiamolo subito tra i preferiti: come messo uno schifo. Benissimo, ok e Bene ragazzi, con il goccia ho preso un... Quando ero dal parrucchiere ho preso questo, questo shiny meglio di così non poteva andare e vi stavo dicendo appunto che magari il, la missione perché se io vado qua c'è ancora esattamente da un franco che è veramente poco ragazzi però non mi va e potevo prendere con i, i soldi praticamente che si vanno ad accumulare con i sondaggi di google che vi avevo già mostrato in caso riprendetevi quel video perché si possono acquistare cose qua all'interno del game o anche in altri giochi che scaricate gratis Ragazzi, infatti un franco qua da me in Svizzera o un euro per voi in Italia. Ragazzi, o l'equivalente della vostra valuta, insomma. E è veramente poca insomma e quindi potete appunto acquistare in una settimana questo biglietto qua da un franco perché no allora allora vediamo poi se riesco a fare magari anche un leggendario per tentare lo shiny il tornatus e apriamoci le missioni qua che dovrebbero essere quelle del community esattamente, esattamente 337 lasciamolo lì che magari anche il 100 boh e vediamo questo com'è 3, 20, l'altro era più alto, era più alto, eh, qua sempre uno sopra l'altro, eccolo, è lui, è lui, è lui, si riconosce, ok, ok, lo riconosciamo molto bene, sì, più o meno, più o meno la testa potevano farla di un'altra colorazione, però secondo me almeno si var variava un attimo la colorazione, shiny ragazzi, perché solamente il corpo... Va bene, va bene. Ok, preso secondo Shiny. Questo qua l'ho catturato io invece. A dipendenza dell'altro che era da, eh, dal braccialetto, dal eh, goccia, ragazzi. Eccolo qua. Quasi quasi vado a mettere anche un eh, fortu nuovo perché abbiamo il bonus, mi pare. Vediamo un attimo dov'è. Qua, triplo dei pie ragazzi. Già così, e poi in più, se andiamo a mettere il fortunato nuovo, ce ne dà ancora di più. Comunque, sia sì, perché qua in inglese? Strano, eh? Perché di solito è senza bug, sto gioco. <ride> ok, allora procedo, ragazzi, con il nostro community day. Aggiornamento: allora, raga, infine l'ho presa la missione, eccola qua, infatti. La qua professore, come al solito che straparla, potenza i Pokémon 10 volte. Ok, ok. Mentre di qua, questa qui perfetto. Quella di canto, raga, posso andare a prendere tutto. Anche con il Fortu nuovo attivo. Per una volta che attivo il Fortu nuovo, dai, andiamoci sotto. Eh, potenziare i Pokémon tre volte, facciamo così, ok? Fai evolvere un Pokémon, guadagna tre cuori con il tuo compagno, ok? Facciamo qua, tac, questa via qui che abbiamo... Normale. Volevo andare a potenziare i Pokémon, un Pokémon ragazzi. Ho fatto l'etichetta. Intanto ditemi voi raga, se sapete come eliminare un'etichetta, perché vedete ne ho due 100%, vorrei eliminare quella sotto, quella rossa. Non ho capito mica come si devo strusarci un attimino dietro. E in caso ditemelo voi, ho messo il 100% qua, ragazzi. Infatti andiamo a potenziare, a potenziare. Che cavolo potenziamo? Facciamo questo itran. Dai, facciamo questo itran qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ammazza sempre un colpo al cuore questi potenziamenti. <ride> ok, perfetto. Abbiamo completato due missioni, quindi... Dai. Normale, normale, voilà. Quasi quasi attacco anche il braccialetto, raga. Andiamo di qua, perfetto. Quindi un coraggioso volatile, comunque sia, si chiama questa missione, raga. Che non abbiamo neanche letto il titolo. Ok, Fletchling, 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 Fletchling. Qua è, è normale da missione, peccato. Oggi, ragazzi, fa anche un freddo della Madonna. Cioè, è assurdo per quello che pensavo di fare il video, magari in auto, come al solito. E, però, già che ha anche smesso di piovere, ragazzi, perché prima... Eccolo! Guala voilà, 400 PL Flexi. Per noi è Flexi, raga. Allora, ormai lui. No, volevo andare Ultra Ball. Ok, infatti con questo freddo ho anche un attimino la mano congelata, ragazzi. Cioè, ma è assurdo. Settimana, questa settimana qua passata, e qua da me almeno c'erano 20 gradi. Pensate un po', infatti stava veramente bene. E non ci ho fatto caso ai punti lotta, eh, ai, punti lotta ai, alla, ai punti esperienza, ragazzi, che abbiamo preso, perché ce ne dà veramente tanti. Eh. Vediamo un attimo se riusciamo a prendere questo qua e Così andiamo a vedere assieme i punti esperienza che prendiamo. E appunto, oggi invece ci saranno 5 gradi, 10 gradi, meno di 10 gradi, sicuro. Invece, eccolo qua. 1200, no, 1020 ragazzi. Con eh, tirando alla cacchio, se andiamo a fare eccellente, ci dà ancora di più. Eh. Assurdo, assurdo. Ok, completato, prendiamoci anche qua, così passiamo all'altro steppettino. Shiny Jack! Normale, normale, mi sarebbe piaciuto trovarne uno da missione forte, infatti, farò delle varie missioni, sta anche riniziando a piovere. Non so se lo sentite, ragazzi, ormai è così, sono sempre nel mio boschettino qua, molto bello, e 1600 qua ci ha dato. Ci ho visto bene. Dannazione, qua si perdono. Shiny così, ok, grazie, professore, grazie, dai, che fa freddo cattura 15, ok, trasferisci 10, fa evolvere, perfetto ragazzi, perfetto, così almeno eh, qua il Poffin, prendiamolo già raga, normale, normale, molto bene, però si vede abbastanza eh, la forma Shiny, non pensavo, essendo anche un piccolo Pokémon raga, che non è che è enorme, e, eh, bene così, che si vede anche abbastanza subito la forma Shiny. Ok, ne abbiamo catturati due, dopo attaccherò anche se me il braccialetto almeno ci aiuta con le catture. Molto bene, siamo arrivati quindi eh, devo fare anche l'evoluzione. Prepariamoci anche per le evoluzioni shiny, ragazzi. E come siamo messi qua? Quasi quasi aspetto qualche minuto per fare anche un leggendario. Se i miei soci anche ci sono, raga, perché no? Qua intanto mettiamo preferiti. Ok. Siamo arrivati a due-tre-shiny per il momento, mm, per colpa dei miei capelli anche ragazzi, visto che non ho iniziato <ride> subito l'evento. Ok, dai, procediamo con il community. Allora raga, volevo andare a effettuare un ride. Vediamo un attimo qua, abbiamo un invito. Intanto ho attaccato il braccialetto così mi fa le catture lui. Tornatus, tornatus, siamo tornatus, eccolo qua dai 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 dai, questo pass vediamo in quanti siamo qua se riusciamo a effettuarlo siamo in 5 in 5 sembrano buoni sembrano buoni non mi ricordo Dov devo fare la squadra dannazione ragazzi perché l'altra era questa qua questo qui, Tornatus, di che cavolo di tipo è? Devo andare a vedere, ragazzi, perché li conosco pochissimo, anche questi nuovi Pokémon, diciamo, vabbè che è già stato all'interno del game, però per me è un nuovo Pokémon, perché sono delle vecchie generazioni, io, chiaramente, e ok, ok, siamo dentro, comunque sia con questi allenatori qui, grazie mille dell'invito, eh, prima di tutto... Dalla Sicilia, dalla bella Sicilia, spero di venire anche lì, ragazzi, vediamo la situazione. Poi, se ce lo permette, infatti sto guardando, attenzione che inizia il ride, eh? sto guardando anche eh, dove andare in vacanza quest'anno, ragazzi, dove si può andare, dove la situazione del cavolo lo permette anche, perché non vorrei rinunciare, se proprio, proprio, rinuncio, chiaramente, prima di tutto è la salute, raga. Però, se, se posso, ci vado molto volentieri ok intanto allora siamo dentro con Raiperio ragazzi poi andrò a effettuare la formare la mia squadra contro Tornadus <ride> visto che è Tornadus dovrò riformare una squadra contro di lui perché l'ho già registrato però speriamo di registrare la forma shiny ragazzi fatemi sapere se voi l'avete trovata andiamo avanti quindi adesso a tirarlo giù ci vediamo allo Shiny Check. Ci siamo, ci siamo, e voilà, e voilà, ok. Che poi mi pare che era proprio lui, raga, che l'avevo trovato al 100%, eh. Dei tre qui come si chiameranno poi tre fantastici eh, maghetti qua. Eh, sembrano un, un, un. non diciamo cavolate, diciamo cavolate, ok? Un minuto e 45 eh, secondi. Shiny Check Tornadus. Normale, normale. E eh, vabbè, il primo ragazzi, il primo. 18 69 punti lotta. Infatti anche con il suo gemellino. Eccola lì, ho avuto un attimino di problemi ragazzi con le catture, li ho sempre catturati. Però appunto... Ammazza con un tiro del ghiusa Schifo ragazzi, è restato dentro. Molto bene, molto bene, stiamo andando avanti, vedete, con la missione di Mew. Vediamo come si presenta. Uno schifo. Allora raga, volevo effettuare l'evoluzione shiny, mi manca praticamente, eccolo qua, ne ho fatti due momentaneamente, facciamo la terza così possiamo proseguire, intanto anche il braccialetto mi ha catturato altri shiny ragazzi, mentre stavo effettuando un altro Tornadus, e andiamo, facciamo fle, allora fle e eh, 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 cromatico, Cromatico, vediamo un po'. Ne ho 6 momentaneamente. Infatti ne ha catturati due. Vediamo un attimo come sono messi. Allora, no! per essere uno shiny non è assolutamente male, ragazzi. Io direi di procedere con l'evoluzione di questo qua, eccola lì. Perfetto. L'ultima evoluzione sua, ragazzi. Non l'ho neanche registrata. Devo farla qua con voi. Quindi andiamo a registrarla subito, perché voglio fare già l'evoluzione finale. Eccola qua, Fletchinder, Fletchinder. Mazza che nomi. Facciamola subito, facciamola subito. Eccola qua, vediamo come si presenta, eh. Prima di tutto in forma shiny. E poi non l'ho manco vista, ragazzi. E andiamo a registrarla nel Pokédex. Ok. Dai, dai, ella, 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 ella Talonflame. Registrato, eccolo qua, rosso. Ammazza, che bello, ragazzi. Non so, normale se è così. Molto, molto figo, ragazzi. Ammazza. Ela, con questo rosso acceso. Bellissimo, ragazzi. Brucia tutto e nitro carica. Staremo poi a vedere queste mosse qua. Ok, dai, dai. Un altro shiny, un altro shiny, spero che non me lo va. Eh sì, me l'ha andato a catturare il, il goccia praticamente, spero che me l'ha preso che non è scappato, dannazione. Eccola lì, eccola lì. Shiny fuggito, shiny fuggito, ho paura. E infatti è fuggito ragazzi, è fuggito. Porca di quella miseriaccia, shiny perso. Disattiviamo il goccia. Ok, andiamo avanti, andiamo avanti. Qua, normale, normale. Andiamo di qua, prendiamoci tutto. Dannazione, ho perso uno shiny, ragazzi. Pensate se era il 100%. Spero non fosse stato il 100% shiny, ragazzi. E qua andiamo così, andiamo così. 598 punti lotta. Ok, però Talonflame, ragazzi, veramente molto, molto bello. Eh? C'è da dirlo, c'è da dirlo. Ok, voglio poi andare a vedere anche la forma normale, eh, come è messo perché Shiny con quel rosso è veramente pazzesco. Ok, molto bene, voilà. Vediamo un attimo, prendiamoci tutto anche qui ragazzi. Qua chi è, chi è, chi è, chi è. Fletching normale, normale. Ok, voilà, molto bene. Shiny Check a Roma, professore. Ormai ci rivediamo sempre, Ci rivediamo sempre. Terzo step. Terzo step, lancia tre palle curve con risultato ottimo, fa evolvere un Ok, devo fare l'ultima evoluzione, potevo risparmiarmela prima. Trasferisci 10 Pokémon. raga andiamo a vedere com'è Talonflame normale. Quindi vado a fare ho trovato un eh, 93% questo qua. Andiamo a fare l'ultima evoluzione. Dai, Talonflame. Eccola lì, completata la missione. Talonflame normale. Non so se è di quel rosso acceso, come dicevamo, appunto. Vediamo un attimino, raga. Dai, 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 dai. Mm, non mi sembra, eh. Non mi sembra. Lo shiny finale. No, raga, non è. Eh. No, 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 no. Ok, facciamo così, così. Talonflame. Tac. 93% Voilà, brucia tutto, perfetto. Torniamo indietro, vediamo qua. Attenzione, che mi va a scappare un altro Shiny, raga. Vediamo un attimo. Eh, no, ok. <ride> Magari è già scappato. Sto braccialetto, dannazione. Fortuna non è un Pokémon a cui sono veramente affezionato che se no me la prendevo veramente tanto ok andiamo di qua raga tac, andiamo a prenderci tutto perfetto 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 sotto voilà radar rocket importantissimo per me per salire di livello soprattutto ok voilà professore grazie mille non ti leggiamo mai non ti ascoltiamo mai Qua già tutto completato, già tutto completato, raga. E io vado così a prenderle co quasi quasi. Però attivo un altro Fortu nuovo. Ok, visto che qua abbiamo 3000 di punti esperienza. Qui Talonflame? No, Fletchling, pensavo Talonflame. Ah, forse ce l'abbiamo sotto. Se non sbaglio, vediamo un attimo. Esattamente un Pokémon anche sotto. Quindi, sicuramente è Talonflame, già con la mossa esclusiva. Vediamo un po', vediamo un po'. Dai. Eccolo qua ed è normale. Anche perché non ho mai capito, ragazzi, se da qua ci può uscire Talonflame o l'evoluzione. Chi è poi Shiny? Molto bene, 139 su 151 siamo lì sotto. Perfetto, completata. Completata un coraggioso volatile, eccola qui. Che all'inizio avete visto, non volevo farla ragazzi. Però per, pur di metterla qua dentro, in tutte le completate speciali, l'ho shoppata ragazzi. Bombers, allora volevo andare a effettuare un'altra evoluzione insieme. E andiamo sotto Pokémon. Facciamo, allora, nel, no nel nostro box Pokémon, vediamo, vediamo. Faccio prima scriverlo perché così non lo trovo, altrimenti. PvP, PvP, PvP deve essere il primo, però eccolo lì, eccolo qui, non è il perfetto per il PvP ragazzi, ma guardate che valutazioni e per essere, ma ah, che bello quel sole lì dietro, per essere uno shiny non è assolutamente male per il PvP ragazzi. Andiamo quindi a effettuare la sua, eh, la sua valutazione, la sua evoluzione. Andiamo ragazzi, in più appunto è Shiny, raga, tanta roba, tanta roba, veramente bellissimo. Poi dopo chiaramente io off camera mi farò le mie evoluzioni. Eh, di tutti gli shiny, tutti di, di quegli shiny che reputo da evolvere e soprattutto anche non da meno, chiaramente quelli normali che abbiamo catturato, farò un po' le valutazioni, vediamo cosa ho trovato. 100% vi annuncio già che non l'ho trovato, a meno che ho lì ancora qualche missione che non si sa mai. Eccolo qua, Talonflame veramente spaccoso. Molto, molto figo, ragazzi: 330 no, 393 punti lotta, non si può vedere. Brucia tutto, eccola lì, perfetto, ragazzi, perfetto. È andata molto bene oggi. E allora ragazzi, Community Day di Fletching, il nostro Fletchy è andato, a parer mio eh, appunto non era un Community Day che, ad esempio come Machop, come Gastly, che li sento veramente ragazzi assurdi, però chiaramente l'abbiamo effettuato, non ci lamentiamo, abbiamo catturato i nostri Shiny, tra cui alcuni molto buoni eh, per eh, i Ride, alcuni molto buoni per il PvP che abbiamo visto, l'ultima evoluzione ad esempio, sia Shiny che non, comunque sia vi farò eh, poi vedere in caso tutte le evoluzioni che andrò a fare, seguitemi anche su Instagram GamerjoeYT ragazzi. Fatemi sapere Bombers come è andato il vostro di Community Day di Fletchy e per oggi da Gamerjoe è veramente tutto. Mi raccomando l'iscrizione al canale e se il video ragazzi vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamerjoe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao Bombers!